Salve, salve a tutti cari amici. Benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Oggi sono qui per mostrarvi una nuova imperdibile uscita che potete trovare in edicola. Sto parlando di un manga che ha fatto la storia del fumetto mondiale, qui in Italia da noi e soprattutto conosciuto eh, per i videogiochi e per anche l'anime che ha spopolato e che la sua famosa sigla, insomma, tutti i personaggi che quando eravamo noi bambini eh, guardavamo sempre eh, in televisione. Sto parlando ovviamente dell'imperdibile Pokémon. Eccolo qui! La grande avventura questa prima uscita che potrete trovare in edicola al prezzo di 4,99 per 55 uscite sempre al prezzo eh, della prima, insomma. Oh, ragazzi che dire ragazzi Pokémon è la storia del fumetto mondiale è diventato anche cultura pop perché gadget eh, appunto anime ma soprattutto il videogioco che è diciamo la cosa portante di, di, di questo leggendario inarrivabile brand insomma con le carte veramente Pokémon è un pezzo di storia del, de, 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 del fumetto del, dell'anime ma è proprio un pezzo o meglio è, diventato un, è un, diventato un pezzo di storia proprio cioè fa parte della cultura popolare mondiale cioè Pokémon è Pokémon cioè Pokémon è una leggenda È qualcosa che tutti quanti gli amanti degli anime de, Dei cartoni, appunto de, de, Dei manga Tutti quanti amano i Pokémon cioè, chi, chi è che non conosce e non ama i Pokémon? Cioè, veramente Io sono cresciuto con, con, con questo con, con i videogiochi Da, da bambini facevamo gli, gli, gli scambi con le carte giocavamo con, Facevamo gli scambi con i cavetti Quando giocavamo con Pokémon giallo eh, Con Pokémon giallo, rosso eh, Pokémon blu Poi argento Poi oro Insomma... Tutti quanti quelli che sono venuti E poi ovviamente, ragazzi È un brand immortale È un brand che non, che non ha rivali, penso, al mondo E questa uscita Che, insomma, si distanzia un po' Perché Pokémon, ovviamente Va, va per, per la maggiore Appunto, per le carte E per i videogiochi Ma anche il manga, devo dire È molto bello, anche e ha avuto anche un, un, un ottimo riscontro a livello, eh, a livello commerciale. E finalmente eh, viene ristampato in questa nuova edizione, un po' più grande di quella che è uscita con J-Pop. E adesso l'andremo, ovviamente, ovviamente, a scartare insieme eh, ragazzi. Per, come potete vedere c'è un, un grande poster in questa prima uscita. Ah, vediamo un po' così adesso vi mostro, insomma. Quello che com'è il contenuto, vi fate un'idea? Allora, ragazzi, io probabilmente la farò tutta. Come sto facendo con, con la saga di, eh, dei robottoni di, insomma, di Konagai? Anche questa qui, per un amante, è un acquisto obbligatorio. Perché insomma, i Pokémon si pochi, i Pokémon si pochi, i Pokémon si pochi. Allora, ragazzi, questo qua è il poster che sembrava di, di essere una carta molto sottile, invece è una carta discreta, una buona carta. Quindi, questo è il poster che avete in, come avete visto, in omaggio: molto bello con Venusaur, eh, Polvis, Norlax, Aerodactyl, Gigante Geridos e l'immancabile Pikachu. <ride> Eccolo qua. Poi abbiamo. Uh, soltanto questo qua per quanto riguarda le prossime uscite, ma vi dico subito che sarà settimanale per 55 uscite in Giappone. Ancora in corso sono al numero 64. Potrei sbagliare, ma più o meno siamo lì. Tuttavia, è stato annunciato fino al numero 55 questa serie, sempre a 4,90 come dicevo all'inizio. E poi abbiamo il manga con all'interno. Eh, anche una, una bellissima Bellissima cartolina Come ormai ci hanno abituato eh, La gazzetta, insomma molte volte ci hanno queste cartoline Questi gadget come anche in One Piece E tante altre pubblicazioni Molto interessanti e poi abbiamo eh, con alette: vedete, la edizione classica è però eh, con queste alette. Qui abbiamo, vedete, c'è pure scritto Opera 55 uscite, ogni uscita 4,90. E vabbè, insomma, con all'interno la cartolina. Le, e poi, qua abbiamo insomma, l'inizio del manga. Allora, qui abbiamo la storia che è di Idenori Kusaku, eh, Kusaka. E Mato, però, dopo, dopo, mi pare dopo qualche numero, subentra Yamamoto come disegnatore. Questo me lo ricordo perché io l'avevo comprato tempo fa, poi l'avevo rivenduto perché, vabbè, insomma, capita. E adesso, però, questa edizione, che fondamentalmente mi piace perché queste qua della cassetta le reputo sempre molto interessanti da prendere. E sono, è bello collezionarle una volta a settimana ti leggi il tuo insomma, tanta, 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 tanta roba. E, e poi di Pokémon, ragazzi, cioè, chi non ama i Pokémon, non può non amare i Pokémon. Sai, se, se il mondo delle anime, veramente, non puoi amare i Pokémon. Allora ragazzi, devo dire che il manga ha il suo fascino, ovviamente ragazzi, la storia è quella che conosciamo, no? Che il nostro Ash deve scegliere eh, il Pokémon iniziale, poi incontra Gary, eh, insomma tutta la classica storia che bene o male, ovviamente il manga è un po' diverso da, da, dall'anime e dalla serie, eh, dal, dal cartone, insomma... È fondamentalmente quello i disegni devo dire che molto belli a me questo i disegni classici ma sono veramente belli cioè eh, classico eh, manga però ragazzi guardate un po' qui poi questa carta mi piace perché è quella carta un po' giallina non è quella carta che dà fastidio agli occhi quindi veramente veramente poi da qua ragazzi eh, Gary Doss vedere eh, lo stile del, di questo del manga di poco ma a me è sempre uscito certo io sono cresciuto con l'anime e con il videogioco. Però il manga non l'ho mai, mai, mai ehm, detestato. Anzi, mi, mi è sempre affascinato ed è sempre bello avere l'edizione eh, eh, quella... Eh... Quella disegnata di, di, di questo leggendario e inarrivabile brand, cioè, veramente, ragazzi. Chi è che non conosce i Pokémon e chi è nel mondo dei fumetti che non ama i Pokémon? Cioè, tutti quanti siamo affascinati. Il mio preferito ovviamente è Charizard. Cioè, perché tutti quanti hanno il loro Pokémon preferito, il mio è sempre stato Charizard, eh, però mi piacciono anche altri. Anche Venusaur, mi interessa. Insomma. Eh... Quindi ragazzi, se siete interessati o volete recuperare, in un un po questa dovrebbe essere un po' più grande, mi, mi ricordo di quella là che è uscita, eh, se volete, insomma, ripercorrere eh, l'Electra avanzi, qua, vedete, poi c'è LT Sur, c'è il capo palestra della, me della eh, terza medaglia, qua c'è anche, guardate qua, il nostro Poli, forse è Poli, peraltro Poliweer, vabbè, insieme a bellissimo, raga. Mamma, ragazzi, sfogliando queste pagine, rivedo tutta, tutta la mia. Eh, la mia adolescenza di quando giocavo. Che poi tuttora ci gioco perché io ho il gioco sul, sul computer per giocare a Pokémon, Ogni tanto ci lo ricominciamo da capo. Ma quante volte abbiamo riniziato ricominciato Pokémon. Però leggerlo è, è qualcosa di. Perché è una cosa di. Perché giocarci, guardarlo, ok, invece leggere il manga è un po' più. È una cosa che non, che non fai spesso, no? Poi vedere quante sono belle anche le illustrazioni nel finale, vedere un po' più qual è il un po' più da maturo che venne fatto, vengono fatti i nostri protagonisti. Però devo dire ragazzi, veramente manga imperdibile, sono contento che hanno deciso di ristamparlo in questa nuova edizione, il Pokédex di Rosso, eccolo qua. Vabbè, ragazzi, bellissimo. Questa è una. Eh, tra l'altro, mi ero dimenticato di questo uscite. Devo ringraziare un amico del canale che me l'aveva segnalata perché me l'avevo completamente dimenticata. Quindi ringrazio l'amico che me l'ha segnalata. Poi abbiamo le sfide di questo volume. Guardate, che bello! Bellissimo ragazzi, quindi ragazzi, uscita settimanale dei Pokémon, brand inattaccabile, chi critica i Pokémon è contro il, la, la, il, è contro, praticamente, il mondo dell'aria e de, della de pop eh, cultura perché i, i, ormai i Pokémon fanno parte della pop cultura e chiama la, chiama i cartoni che ama i Pokémon, cioè. Non si può vivere senza i Pokémon. Cioè, non si può vivere senza i Pokémon. Guardate, che belli capi palestra. ma ragazzi! Veramente è veramente un, eh, una, una grande edizione. Che farò? Come sto continuando quella dei, dei robottoni di Konagai? Farò anche questa, perché questa qua eh, non, si, non, si può, non, so, non si può non acquistare. Ragazzi, è storia, è storia. Quindi, ragazzi, come potete vedere, sono molto <ride> galvarizzato. Vi mostro anche. Da questa uscita vi mostro anche qualche altra copertina di qualche altra prossima uscita. Vedete, 25 gennaio, 1 febbraio, 8 febbraio. Tanta, tanta roba, ragazzi. Eh, come, cosa, dire, cosa dire in questo caso? Sono Pokémon gotta Catch and More! Viva il Pokémon! Pokémon! Viva il Pokémon! Pokémon questo viaggio mi porterà da tutti i Pokémon, giro vagando per il mondo e la mia sfera lancerò ed ogni Pokémon così catturerò.